A confine con la provincia di Ancona troviamo Pergola, uno dei borghi più belli d'Italia, una cittadina che si dispiega nell'area sovrastante la confluenza del torrente Cinisco nel fiume Cesano, non lontano dal Monte Catria. Il territorio attualmente pergolese fu annesso per volontà dell'imperatore Federico Barbarossa nel 1155 al comune di Gubbio. E dobbiamo proprio agli Eugubini la fondazione di Pergola nel 1234. Passeggiando per le eleganti vie di questa cittadina, tra i suoi palazzi e le sue belle chiese, troviamo l'ex convento di San Giacomo, oggi sede del Museo dei Bronzi Dorati e della città di Pergola. Il museo, oltre ad esibire opere d'arte sacra che spaziano dal XV al XVIII secolo, ha una sezione di numismatica che consta di 238 monete. Difatti è da ricordare che Pergola fu sede di una zecca attiva dal 1796 al 1799. E poi appunto famoso il museo per una sezione archeologica ed una dedicata all'artista contemporaneo, originario di Pergola, Walter Valentini. La sezione archeologica del museo, ricca di mosaici policromi e corredi di tombe d'età romana rinvenuti nel territorio, è caratterizzata dall'importante presenza del famoso gruppo equestre d'epoca romana, notoriamente conosciuto come bronzi dorati da cartoceto di Pergola. Queste statue, rinvenute fortunosamente nel 1946 nel territorio di cartoceto di Pergola, sono l'unico gruppo equestre superstite in bronzo d'epoca romana ad oggi conosciuto. Le quattro sculture, rinvenute in una fossa in stato frammentario, probabilmente a seguito di un antico saccheggio o di una damnatio memoriae, sono state identificate in varie maniere. Secondo una prima ipotesi, i due cavalieri e le due figure femminili velate furono identificati come membri della famiglia imperiale Giulio-Claudia. Studi recenti, invece, daterebbero il gruppo scultoreo all'età tardo-repubblicana o primo-imperiale, identificando negli effigiati personaggi di un'abbiente e nobile famiglia legata al territorio, come la stirpe dei Domizi e Nobarbi, oppure alla famiglia di Marco Satrio, riconoscibile nella figura maschile con il braccio alzato nel segno dell'adlocuzio, senatore e probabile patrono dell'antica Sentinum, che prese parte al complotto che portò alla morte di Cesare. Secondo un'ultima ipotesi, si identificherebbero i personaggi con la famiglia di Marco Tullio Cicerone.